nasce l'Estelene, che per 10 anni resta nascosto nelle montagne, si addestra, fa campi paramilitari in cui gli indigeni si iniziano a immaginare come poter vivere, si addestrano per poter fare la rivoluzione. Il 1° gennaio del 1994, il 1° gennaio del 1994, a proposito, siamo nel 2015, ok? Quindi il 1° gennaio del 1994 voi eravate brasiliani. No, no, no. Io ero in prima elementare. Forse in seconda. Scusate, nel 94, esatto, ho detto una stronzata di cartesimo. Nel 94 voi non eravate ancora nati. Bene, anch'io. Io ho finito la lezione. Anch'io. Come vai a scappare? Non se ne sono andati? Niente. Come ho detto lei, prendi una torcia, l'accendi, lo butti in palestra e scappi. Almeno una, benissimo, voglio le foto. E dicevo, nel 1900, il 1° gennaio del 1994, gli zapatisti escono allo scoperto. Esattamente 10 anni dopo la loro nascita, escono allo scoperto e con le armi in pugno, conquistano San Cristóbal de las Casas, che non è la capitale, ma è una città molto importante dello stato del Chiapas. La conquista con le armi, cioè erano fucili. Il 1° gennaio 1994 è una data saracena come data, perché era la data in cui entrava in vigore il NAFTA, o ALCA in spagnolo, che è il Trattato di Libero Commercio tra le Americhe. Il NAFTA è un trattato che prevede il fatto che è un trattato firmato tra Stati Uniti, Messico e Canada, che prevede sostanzialmente che ci sia la libertà di commercio tra questi paesi. Insomma, adesso terra a terra significa che gli Stati Uniti possono fare quel cazzo che gli pare, gli Stati Uniti e il Canada possono fare quel cazzo che gli pare in Messico, e i messicani ovviamente teoricamente potrebbero fare la stessa cosa negli Stati Uniti. Immaginate un messicano che vive negli Stati Uniti. Oh ragazzi, io volevo mettere su un'azienda. Sì, ragazzi, piacere, porta via, no? Mettono i manicomi. Quindi, ovviamente, dice che gli interessi capitali si possono muovere, le persone, per esempio. Per esempio, no. Per esempio, si dice che gli accordi, cioè, i capitali si possono muovere, le imprese si possono muovere, eccetera, eccetera, però bisogna combattere l'immigrazione clandestina dal Messico agli Stati Uniti, no? Quindi, ovviamente, un trattato totalmente vantaggioso per i messicani. Tra l'altro, questo trattato vede, dicono nel trattato, aiutiamo il Messico a svilupparsi. E com'è che aiutano a svilupparsi? Con il Plan Puebla-Panama, che pure è una città leggermente, è vicina alla città del Messico, leggermente sopra la città del Messico, ed è una città, praticamente il Plan Puebla-Panama prevede di costruire un'autostrada che parte da Puebla. Quindi immaginatevi, questa città del Messico, che è una città di 27-28 milioni di abitanti, cioè metà della popolazione italiana, ok? Immaginatevi, metà in una sola città. È una città, io sono, cioè, nel senso che io salto, fermatemi, domandate, mi dite, Pietro, mi hai detto una cosa, adesso non si capisce niente. Quindi, Città del Messico è una città di 28 milioni di abitanti oggi. La via principale, come dire, non so, Corso Buenos Aires, ok? Calle Insurgente, si divide in Calle Insurgente Nord e Insurgente Sur. È lunga 60 km. Come dire, Milano-Bergamo. Cioè, dove vivi? In Calle Insurgente? Anch'io, dove moro? Io al Lume, tu, io al 12.723.196. 60 km di via principale, no? Se tu arrivi a Città del Messico con l'aereo di sera, se mai tu dovessi capitare e decidi di andare in Messico, prendetevi un aereo che arrivi di sera. Non è una città, è una delle cose più belle che vi possa capitare, perché se atterrate con un aereo a Milano di sera, a un certo punto atterrate, entrate
scatta nella giungla di smog e poi a un certo punto vedete le luci della città. La città del Messico, poi a un certo punto vedete le luci della città, poi andate avanti, continuate a vedere le luci della città, continuate ancora a vedere le luci della città e per un'ora di viaggio, praticamente un'ora, ma 40 minuti buoni, voi sorvolate Città del Messico e la vedete in tutta la sua espansione, cioè voi dall'alto in aereo, guardando fuori dal finestrino, sì, cioè se vedete il biglietto che arriva di notte, vedete il posto di finestrino, se no, quando arriva, vedete Città del Messico che si espande a vista d'occhio, cioè non finisce mai più, mai più finisce, non a caso è chiamata il mostro. Ed è una, appunto, è una città, tra l'altro, se non mi è dimenticato di dirvi, che è a 2000 metri di altitudine, più o meno, quindi è un altipiano, però a 2000 metri. Quindi voi arrivate e vedete questa città, una cosa immensa che continua a crescere e pian piano sta fagocitando le altre città a fianco. Per esempio adesso quella, quella famosa che è, di cui da cui è partita questa dissertazione, quella è una città che adesso sta per essere inglobata Città del Messico. La Città del Messico continua ad espandersi, e poi a un certo punto sciocca contro Puebla, la mangia, e quindi diventa sempre più grande. Puebla, Città del Messico è questa, Puebla è questa, dovranno fare un'autopista, un'autostrada che faceva così, tutto il giro di Città del Messico, e poi scendeva fino a Panama, Panama nello stato di Panama, quindi tagliava tutti i paesi del Centro America, cioè passando per il Chiapas, ovviamente, e andava a finire, faceva Chiapas, Salvador, Guatemala, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, arrivava fino a Panama. Questo perché doveva essere, secondo loro, un modo per aiutare gli investimenti, significava far passare camion di merci su questa autostrada. Ovviamente non è mai stata fatta, si sono rubati un sacco di soldi. Ma la cosa interessante e fondamentale è che questa autostrada doveva passare per il Chiapas e distruggere praticamente il Chiapas, dove c'era le ZLN. Le cose che vi dico poi hanno un senso di solito, a volte no, hanno un senso sulle cose successive. Dicevo, i zapatisti si ribellano nel 94, escono pubblicamente nel 94, fanno una della loro principale azione di guerriglia, comunque un esercito, e ZLN, esercito zapatista di Liberazione Nazionale, dura 12 giorni, l'esercito messicano ci mette 10 giorni a partire dalla Città del Messico e andare in Chiapas, cioè a Capodanno erano tutti ancora quei padroni fatti dal servizio che sbatte andare in Chiapas. Loro non ovviamente sparano, ci sono combattimenti, la gente muore, però i turisti vengono ovviamente trattati benissimo, gli viene spiegato quello che sta succedendo, c'è un'azione preparata e mirata da questo punto di vista. Prendono i 5 municipi principali del Chiapas, della zona di Los Altos, e poi quando l'esercito spariscono. L'esercito arriva e non trova più nessuno. I zapatisti usano il passamontagna. Il passamontagna zapatista è primo per non farsi riconoscere, ovviamente, se no che cazzo non è da fare il passamontagna. Però ha una funzione particolare. Il passamontagna nell'iconografia zapatista vuol dire questo. Finché eravamo tutti a volto scoperto e volevamo delle cose, migliorare la nostra vita, protestavamo, bla bla bla, nessuno ci cagava. Abbiamo deciso di coprirci il volto per essere visibili, che è un concetto interessante. Dove dicono, nella nostra faccia, cioè, arrivo io in indigeno così, dico, buongiorno, vorremmo dei limiti, non ci fila nessuno. Se ci copriamo, le persone iniziano a riconoscerci e quindi a cagarci. La prima, vanno via, che cosa fanno? Occupano delle, hanno costruito nel frattempo e occupano delle piccole comunità che autogestiscono totalmente. In queste comunità, che si chiamano Aguas Calientes, costruiscono la loro autonomia. Quando dicono costruiscono la loro autonomia, non è una cosa, cioè concretamente,
queste loro